buongiorno, dopo una presentazione così, adesso dice il sindaco che ci vuol dire. Il sindaco invece credo che questa mattina possa dire due o tre cose. La prima è questa, noi abbiamo creduto da subito nell'essere di noi feste, oggi che siamo qui dopo 4 anni possiamo anche tracciare un bilancio, diciamo, in questo senso. Beh, io dico che è stato un bilancio assolutamente positivo, ci ha ripagato assolutamente in maniera positiva e ha dato i risultati che noi ci aspettavamo, anzi ancora di più. Quando siamo arrivati, era un momento, questo ha fatto bene a sottolinearlo Vaniel, in cui sostanzialmente si stava ridiscutendo l'approccio dell'amministrazione rispetto al festival e c'erano delle correnti di pensiero diverse, se voi vi ricordate un po', insomma, quei giorni, quei mesi, eccetera. L'amministrazione tutta, che io ringrazio qui, perché queste cose si fanno quando esiste una squadra, esiste uno staff di persone che hanno tutti, dal primo all'ultimo, un intento, che si sono dati insieme, che lo condividono e che tutti insieme ci credono, se no non si fanno. Quindi il sindaco, in questo caso, magari stamattina sono qui a prendere da Vaniel un ringraziamento, il sindaco lo estende e lo vuole assolutamente condividere con tutta l'amministrazione, perché altrimenti non sarebbe stato possibile. E dicevo, il bilancio perché è positivo? Il bilancio è positivo perché con l'Este Prime Festival noi abbiamo da subito, devo dire, quindi nelle edizioni che sono già iniziate, avuto una possibilità di una vetrina che andava al di fuori dei nostri confini, abbiamo avuto la possibilità di farci conoscere sempre di più e abbiamo rafforzato l'immagine di Montefiascone fuori i nostri confini, fuori la nostra regione, in Italia. Abbiamo rafforzato l'immagine di questo territorio fortemente proteso verso uno sviluppo che si basa sulla cultura, sul turismo, su quelle che sono le nostre tradizioni e quelli che sono i nostri prodotti, prima di tutto il vino. Quindi noi non abbiamo fatto altro che usufruire alla fine di un'opportunità e di un progetto così importante che è quello dell'Este Film Festival per promuovere il nostro territorio, per far crescere il nostro territorio, e crediamo assolutamente oggi, possiamo dirlo dopo 4 anni come bilancio, diciamo, della nostra amministrazione, che questo è sicuramente un traguardo raggiunto, che è comunque in divenire, è comunque un traguardo che di anno in anno si pone anche obiettivi nuovi e si pone anche delle prospettive nuove, ma che regolarmente ogni anno l'Este Film Festival rispetta, onora. Noi arriviamo qui, io come voi, questo lo voglio sottolineare, io arrivo qui il giorno della presentazione anche con la curiosità di aprire questo libro, questo opuscolo, questa pubblicazione, per vedere quello che sarà il programma, perché io non ho mai, nessuno di noi, messo bocca, come si dice dalle nostre parti, su quella che poi è l'organizzazione, la realizzazione dell'evento. Noi crediamo, punto, perché sappiamo che abbiamo a che fare con persone capaci, con persone che professionalmente hanno e danno tanto a noi e al nostro territorio, e quindi la fiducia è massima. E devo dire che poi, cioè, mi fa anche piacere, perché non mi voglio nemmeno privare del piacere, della sorpresa, del piacere di scoprirlo, del piacere di condividerlo insieme a voi. E io voglio adesso soltanto dire una cosa, non per... qui caro Vaniel, al di là del fatto, mi ricordo benissimo del discorso dello scorso di Stefano, al di là del fatto che possiamo dire sono momenti bui, momenti difficili, eccetera, ma il programma che viene presentato oggi, perché tu ce l'hai detto, secondo me ha sbagliato pure a dire tante cose, te lo dico con tanto affetto, lo sai, perché comunque a noi, a tutti noi, a chi è qui dentro questa mattina, che legge questo programma, che ha la possibilità di soffermarsi sulle date, sugli incontri, su quello che viene proposto, io dico che è un risultato eccezionale quello che è stato raggiunto. E quindi
se questo è così, perché ho visto anche, diciamo, dai commenti, da chi è presente, diciamo anche dalla sorpresa positiva che ha testato questa mattina, se è così, il risultato è stato quindi al di là di ogni aspettativa, e quindi ancora più bravi per quello che avete raggiunto. Sul film, sull'Est Film Festival, la scommessa non è una scommessa che ha fatto l'amministrazione, è una scommessa che giorno per giorno, vedo, ha coinvolto il territorio complessivamente, ha coinvolto tantissimi sponsor. Io approfitto qui ringrazio sia Banca Cattolica e Italiana Assicurazioni, perché oramai ci troviamo sempre insieme a questo tavolo, a me fa veramente piacere, perché anche questo vuol dire che condividiamo questa scelta, condividiamo questo progetto, e il fatto che sponsor così importanti si siedano anno dopo anno a questo tavolo per parlare di questa manifestazione è già un punto importante. Che sponsor che nel corso degli anni hanno creduto e continuano a crederci, sponsor nuovi si avvicinano, questo è il motivo per cui io dico come amministrazione che la nostra scelta, la scelta di scommettere sul festival, di credere sul festival e di incentivarlo, è una scommessa che tutto sommato c'era poco di rischio, mi sembra, cioè, l'avrebbero fatta tanti altri, bastava un pochino di intelligenza, non mica perché siamo intelligenti, perché tutti quelli che ci credono hanno lo stesso grado di intelligenza nostro, che tutti crediamo in un progetto che è di Montefiascone, è un progetto di cui Montefiascone va fiero, è un progetto che Montefiascone lo porta alla ribalta nazionale. Che poi noi, come amministrazione, vedendo anche la capacità organizzativa del festival, abbiamo tra virgolette approfittato e coinvolto gli organizzatori del festival in un'altra scommessa, che è quella della Prologo, della nuova Prologo che è nata, la Prologo che sta lavorando e che ringrazio, ha lavorato tantissimo, già ha preparato tutto il programma della prossima Via del Vino, abbiamo avuto la conferenza stampa nei giorni passati, quindi con tutto quello staff di persone che ringrazio qui questa mattina. Questo filo che lega le due manifestazioni, che veniva prima ricordato da Vaniel, è un filo che vuole essere un qualcosa che lega soprattutto un progetto di qualità, un progetto di crescita, un progetto di sviluppo. L'Est Film Festival, come ho detto prima, è un progetto culturale che dal nome stesso trae e manifesta quello che è la forza di un territorio e la forza di un prodotto di un territorio. La Fiera del Vino è la manifestazione, diciamo così, per eccellenza legata al vino e legata quindi a Montefiascone, all'Est Est, una manifestazione che è arrivata alla 57esima edizione. Capite quanto questo era necessario che in qualche modo avesse una continuità e avesse un legame. Questo legame che è stato creato e che sarà ulteriormente sviluppato. Io concludo dicendo questo. L'Est Film Festival, attraverso anche le varie sezioni che abbiamo ricordato, documentari, della collaborazione con le scuole, eccetera, è sempre più radicato sul territorio. Montefiascone, i montefiasconesi credono nell'Est Film Festival, Montefiascone, i montefiasconesi ringraziano chi lavora all'Est Film Festival, perché sanno che da questo è comunque derivato e sta derivando un momento di crescita per la nostra città, una prospettiva di crescita concreta, una ricaduta anche in termini economici positiva per la nostra città. Quindi queste sono le cose che voglio sottolineare, e ancora grazie a tutti voi per l'organizzazione, un auspicio questo, che comunque questo progetto continui negli anni a venire, e
io già da oggi dico che da parte mia ho la massima stima e la massima convinzione che oramai il solco a Montefiascone è tracciato rispetto a questa manifestazione, e solo su questo solco si potrà proseguire e incrementare la manifestazione stessa. Grazie.